Non ci vede neanche la mia bellissima faccia di warm up. Una stella brilla in più, e la principessa Aurora bella più che mai. Il suo messaggio è pace, amore, libertà. Con i suoi tre cavalieri lei trionferà. Star, 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 singer, star, super. Gorilla in terra ci difenderà, quando vuoi ce la fai, tutto questo è Starzinger. Sonica partirai al grande pianeta, il tuo aiuto porterai. Star, 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 singer, star, superstar. Cook lottare negli spazi sa, Kitty la sua scienza userà. Quando vuoi vincerai tutto. Una stella brilla in più, è la speranza che un futuro ora c'è. No, comunque. Intanto, giustamente, Fabio, che non mi porterò, ti mi dice: perché non su Twitch? Su YouTube sarebbe un po' uno spreco. Infatti, io la sto facendo su YouTube perché sono un iconoclasta. Lui non lo sa, noi sono già live, capito? Questa è la cosa stupefacente di questa cosa. Oh, voglio fare una canzone che non ho mai fatto in vita mia. Siamo in fase regressiva pesante, grazie a questi fantastici. Ora ci vuole una canzone con il ritmo di Twin B dello SNES. Non mi ricordo neanche come fa Twin B, tra l'altro. Questa è Twin B dell'originale, d'arcade. Non mi è suonata, però è molto bella, devo dire. Gradius, no? Sempre a sala giochi. È bellissimo che c'è un tempo stronzissimo. Ma
Sono già su YouTube. Smetti di mandarmi messaggi. Devo scriverglielo forse, perché sennò non lo capisce. Pazienza. Tamato Kawamoto. Tamayo Kawamoto. Beh, allora guarda. Visto che siete presi bene con i videogiochi, io tolgo questo testo, questi testi di serie cartoni, e vado solo sulla VGM. Mi piace moltissimo. E comincerò con un pezzo di Tamayo Kawamoto da Raystorm. Sì, da Raystorm. Un pezzo molto bello, difficilissimo, che non mi ricordo assolutamente, ma lo farò lo stesso. È Cycloid, il pezzo che apre Raystorm, di Taito per PlayStation e Saturn e Arcade. C'è un pezzo molto bello che poi è uscito in versione Raystorm Noitans Mix di Tamayo Kawamoto su CD negli anni 90, mi pare 98 forse, che è la versione cantata di Ceramic Heart, che è il famoso pezzo che chiude il gioco. Cantate in francese nel CD. Non saurais, je peux. Forse un po' bassa, però facciamo un po' più alta. Non saurais, je peux te contempler, découvrir chaque expression de ton visage, et t'entendre, mais ne peux pas te toucher, comme si. Désir, je ne peux pas supprimer ce poison et t'entendre, mais je ne peux pas te toucher, je suis jamais de toi séparé. Mais si nous brisons ce verre, se toucherait et de moi le réduire à néant pour plus n'être ta prisonnière. Dans un rêve, je peux te contempler, découvrir
chaque expression de ton visage est trop tendre, mais je ne peux pas te toucher, je suis à jamais de toi séparé. Ricordiamolo, Tamayo Kawamoto, eccellentissima compositrice di colonne sonore di videogiochi, che ha lavorato prima in Capcom, poi ha lavorato invece in Taito. Ma andiamo alla fase, del Capcom, la prima fase di Tamayo Kawamoto, che abbiamo visto interprete di pezzi fondamentali della storia della musica dei videogiochi, tra cui per esempio questo pezzo che fa più o meno così, che è un pezzo da Speed Rumbler, in giapponese Rush and Crash, gioco di Taito, sì, di Konami, buonanotte, de Capcom, dell'86, swingatissimo, molto difficile. La scusa non è buona, sai, te lo devo confiscare, i voti tu migliorerai e avrai indietro il Mega Drive. Resto qui a giocare, so che non si fa, domani c'è chimica, ma se guardo Sonic, sai, ho voglia di mandare tutto a fanculo, e allora io non studierò, gioco ancora con il Mega Drive, mia madre è uscita a far la spesa e questo non lo sa. Sì, domani è vero che c'è chimica, ma vuoi metter con gli smeraldi? Il dottor Bocnik aspetta me, vuole essere sconfitto da me. Che era una scusa, ha visto che non sto studiando, sto giocando con il Mega Drive, e lei si incazza e dice basta, adesso prendo la console. No, non prendo la console, devo finire il sexto. Mia madre ha
adesso lei l'ha confiscato. Non posso più giocare, sai, a Sonic e neanche a Ghost and Ghost, una bellissima conversione curata direttamente dall'autore di Sonic. Ora devo aspettare che finisca almeno questo quadrimestre, migliorare i miei voti e poi avrò indietro il mio Mega Drive. Vai. Com'era quella? Vai. Vai, facciamo più bassa, forse è meglio. Vai con il Mega Drive. Vai, Mega la Mega. Sei mega figa, tu lo sai. Quando giochi nuda al Sega Mega Drive. Se tu me la dai, io ti do il Mega Drive. Se non me la dai, mi terrò. Dammela, se non me la dai, mi accontenterò di una Sega e di un Mega Drive. Thank you.
No, gli quintieri, ma non me li ricordo. Quindi devo riascoltarmele e poi prometto di fare anche qualcosa da power drift. Pezzo che mi piace molto, che non ho mai suonato in tempi recenti, tipo negli ultimi 25 anni, con un pezzo di Chris Husbeck, che è l'intro di R-Type su Amiga, che è molto bella, è molto underrated, e non la so però, ma proverò lo stesso. E infatti... Salamander, c'è un sacco di giochi bellissimi che non sono mai, ma finalmente grazie a questo pianoforte vero legnoso suonare la cosa Konami è più bella. Com'era? Salamander è veramente... Infatti è difficilissimo. Beh, infatti non la so, me la studierò. Promesso. Molto bella anche la 64 di Xbox. Sì, assolutamente. Strap. Purtroppo su YouTube i pop-up live della chat appaiono velocissimi e spariscono, probabilmente per questione di settaggi, quindi di fatto io non vedo, cioè mi dite, vuoi fare questa? E io boop, sparisco. Dovrei guardare sempre qua. Wonderboy 3. Dragon's Trap. Potrebbe venire meglio, speriamo. Mm.
Guess the tune, arcade game 1987. Non faccio perché sto suonando da cani. Shadow of the Beast in una versione particolarmente funk. Un pezzo molto blues, Shadow of the Beast. Quasi Kid Jarrettiano. Deve trillare, trilla.
sono trippato anche con Shadow the Beast. Ma andiamo invece sul Giappone, torniamo al grande Giappone che ci piace. Questa era Liquid Kids, questa invece è anche molto famosa e notoriamente insuonabile. Penso sia un pezzo di Prokofiev, di Prokofiev, umoresca. Super quick. Super Quick, pezzo incredibile. Sì, ma perché no? Bubble Bob. Oh. Perché se non ci avete mai fatto caso, chiaramente Bubble Bob è copiata dal Bacchiara. Bob è uguale all'intro della Bacchiara, cambia la melodia ma la struttura degli accordi, la struttura armonica è la stessa. Mm.
Forest. Bellissimo, bellissimo. Forbidden Storm, non me la ricordo. Mi ricordo che era... Farla bene, Fabio, perché fatta così sono un po' approssimativa. Cena tutto sommato sarà perché Gesù Contreras mi ricorda di Davide Toffolo. Ammazza, mi onori oltre misura. Che ora è? Urca, adesso è 1:40. Adesso il secondo livello di Ghost and Ghost. Ammazza, ragazzi, il secondo livello di Ghost and Ghost. Picchiaduro Tavolo Kawamoto, non si scherza. Com'è il terzo stage di Ghost and Ghost, quello verticale, una delle cose più complicate che siano mai state scritte nei videogiochi. Completamente schizzata. Facciamo ancora quella finale, quella... Sì, facciamo la finale un corno. Proviamo a fare il finale di Ghost and Ghost. Stage 5. Tra un po' arriverà la mia famiglia con un martello perché dovrei essere a pranzo in questo momento. Non puoi non chiudere con Symbolum 77. Mm-hmm.
solo, solo e stanco del mondo. Comando e score, mica quante richieste, ragazzi. Sono sardo, sono in questo momento sono a Trieste, in una bellissima cantina che ha la fortuna di essere a 20 metri da terra, quindi una cantina un po' strana. Qualcuno ha chiesto per qualche ragione misteriosa Symbolum. Buon pranzo, buon pranzo. Anch'io adesso andrò a pranzo, è tardissimo, ma mi sono lasciato prendere la mano. Qualcuno ha chiesto Symbolum 77, che finalmente è un pezzo bellissimo. Symbolum un 69, in effetti era abbastanza versione let the sunshine in, you got to feel it, you got to tell my love what I got to be, open up your heart, you let it shine. Scusate, devo staccarmi da questa cosa, ma è troppo bello suonare il pianoforte. Troppo bello suonare il piano. Quindi, con cosa possiamo chiudere? Let the sunsoft. The sunsoft, wonderful games they made in Japan.
often for the Famicom. Some sort of using the sound in a very unorthodox way, putting the wave to the bass. Some sort knew what they do. The games like Master Blaster. Internet di Inter che trascina via il papà per un braccio, si manca pochissimo in effetti, ci vorrebbe LED Sunset Rider, si presta a qualsiasi cosa. Vabbè, chiudiamo con Commodore 64 per celebrare l'arrivo da qualcosa di Wonder Boy, vabbè, buona famo notte. Facciamo Commodore 64 e vado a magna, anzi in realtà ormai vado a magna che non ci sarà, c'era il riso freddo e tanto tanti sguardi d'odio a tavola. Amica Valeria, informatica seria, 7 anni aveva già Sixtiforo. E anche Massimiliano, che abitava a Roiano, programmava con il suo Sixtiforo. Disse ai miei genitori, dite no ai dissapori, a Natale ne vogliono anch'io. Aspettavo l'avvento come fosse del mio 64. Pranzo ragazzi, grazie mille. Come si chiude queste cose non so, proverò a trovare un tasto per chiudere. Vedete questa terrazza, questa cantina in realtà da sugli alberi, non credo che si veda, ma sì, forse si vede. Questo è il bizzarro mondo della cantina di Bisboch, che non riesce però in realtà a chiudere questa cosa. Chiudi per Dio delle città, come si chiude cazzo, non si chiude qua, tac, così. Ah, vuoi? Sì, vuoi interrompere lo stream? Sì, ciao, ciao a tutti, ciao.